Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui ad ascoltare insomma, questa presentazione letteraria. Ovviamente grazie al Posia che ci ha dato la possibilità e ci ha accolti per questa iniziativa in questa bellissima location. E sono qui a presentare la seconda fatica letteraria di Valentina Madonna. Valentina è, posso dirlo avendone contezza, è un'artista a tutto mondo. Lei è una cantante che diciamo spazia il genere musicale in maniera veramente molto positiva, è una cantante del jazz, è una cantante che usa anche molte musiche spagnoleggianti, è una cantante lirica, si è esibita a Petruzzelli, insomma ha un curriculum ma si è esibita anche in Italia e anche all'estero, sono svariati i voli. E da un po' di tempo che si cimenta con la scrittura. La sua prima opera, Capo il Venere, era un romanzo prettamente d'amore che nascondeva anche un mistero. Con questa seconda sua opera, Le figlie delle onde, attraversa diciamo, più periodi, più argomenti. Io, quando ho detto, vabbè, devo presentare questo libro, cosa dico di questo libro? Dopo che l'ho letto, dopo averlo letto attentamente, ho detto va bene, questo libro devo trovare un aggettivo. E ho pensato e ho detto questo è un libro pieno, che è un aggettivo forse strano per un libro, però è proprio quello, pieno, perché c'è di tutto. Non so se qualcuno di voi segue le serie Netflix, no? In genere sotto la serie c'è scritto, tende a descrivere un po' gli argomenti di cui tratta, quindi non so, amore, drammatico, cupo, passione, eccetera. Io se questo libro fosse una serie Netflix, e devo dire che è un libro che secondo me si potrebbe prestare tranquillamente per una trasposizione cinematografica, editore, teniamone conto, io direi che gli argomenti sono amore, mistero, molto mistero, storia e dramma. Perché questo libro che attraversa due periodi, perché si svolge una parte nel 1938, un'altra parte nel 2005 e poi le due parti diciamo, si intrecciano nella parte conclusiva del libro. Racconta la storia di Celeste Bazzi e di Miranda D'Amelio, una storia che appunto attraversa questo secolo con delle drammaticità, con delle storie, con dei cenni storici molto molto importanti. Anche nel primo libro di Valentina che tu hai scritto c'erano due periodi storici paralleli, quindi i capitoli sono alternati nel primo periodo e nel secondo, quindi volevo chiederti come hai deciso di, perché è capitato per due volte, insomma, sia la prima che la seconda, hai diciamo, utilizzato lo stesso tema, la stessa trama. È una tua scelta stilistica? Ti sei ispirato a qualcosa? Pensi che insomma qual è la motivazione che ti ha spinto a utilizzare per la seconda volta questa cliché? Allora, questo fatto è sente? No. Allora, il fatto di scrivere in due momenti storici è un po' una scelta stilistica, nel senso che l'ho fatto nel primo romanzo e l'ho rifatto nel secondo. Addirittura nel terzo, che sto già elaborando, ci saranno tre momenti storici. Ma questo perché? Innanzitutto perché io sono fortemente affascinata dal passato, nel senso che il passato mi affascina sotto tutti i profili. Mi affascina la moda, mi affascinano le ville, mi affascinano i costumi. È come se nel passato io ricercassi e ritrovassi un po' quelle che sono le mie radici. Dall'altro poi c'è il presente, che è sempre un tempo della narrazione nella quale si svolgono poi dei fatti scatenanti che portano a investigare su quelli che potremmo definirli con un termine americano cold case. Perché sia in Capo il Venere che nelle Figlie delle Onde, nel presente accade qualcosa diciamo di talmente sconvolgente che poi porta a investigare su un evento passato che era rimasto in qualche maniera oscuro. Quindi il presente è sempre il tempo delle indagini, il passato è il tempo diciamo romantico dell'accadimento, sì, è il tempo in cui accadono degli avvenimenti sia drammatici che d'amore, perché il tema dell'amore e della morte sono sempre
risultati che vengono poi portati alla luce sapientemente da delle donne che in fin dei conti non sono delle investigatrici private o delle professionisti, ma che poi lo diventano, no? Riescono comunque con la loro tenacia a fare luce su qualcosa di misterioso.